che sia un'iniziativa importantissima che dimostra due fattori fondamentali. Da un lato le ricchezze del nostro territorio sotto molteplici aspetti, sia del patrimonio storico, artistico, culturale, in primis Castel del Monte, ma quant'altro accompagna le bellezze che insistono nella provincia di Bari, nella provincia Barletta-Andria-Trani e nelle varie città che le compongono, e sia le sinergie tra le istituzioni, perché credo che sia un bel momento di sinergia tra pubblico e privato, in modo che ciascuno possa mettere a disposizione quello che ha acquisito nell'ambito della propria attività e quindi la valorizzazione di tutto ciò che appartiene al nostro patrimonio anche da un punto di vista enogastronomico. È chiaro che un punto, un info point in questo strategicamente in questo luogo, in questo sito, è fondamentale per promuovere un certo tipo di turismo e per evitare che il turismo si possa disperdere. Si stanno convogliando notevoli sforzi per far sì che tutti coloro che vengono e visitano il nostro territorio possano fermarsi e possano allargare le loro conoscenze in modo da arricchire non solo il loro bagaglio culturale, ma anche fare in modo che si possa essere virtuosamente un ciclo economico che possa accompagnare lo sviluppo e l'occupazione delle nostre città. Io ho sempre detto che l'impegno di una regione sarebbe stato quello di mettersi intorno a un tavolo e con le compagnie che fanno arrivare qui tutte le loro navi crociere, dire che era necessario fermarsi a Bari non dalle 10 alle 14, il tempo cioè di vedersi io e San Nicola e ritornare sulla nave, ma di stare dalle 8 la mattina alle 22 la sera, in maniera tale che potevano sfrecciare dal porto di Bari una carovana di pullman, di autobus, per far vedere le bellezze della Puglia, arrivando sino al ridosso del Salento e comprendendo tutta la terra d'Auna. Ha un senso compiuto questo progetto, prima di tutto un insieme di istituzioni che hanno lavorato per questo progetto di marketing territoriale. Noi mettiamo in questa valigetta l'eccellenza, la storia, la nostra cultura. Speriamo che da questo esempio i nostri ristoranti, i nostri alberghi possano portare questa valigetta come loro bigliettino da visita e portare nel mondo queste nostre eccellenze. Lo dico perché il prossimo futuro si gioca su questo comparto dell'enogastronomia e della nostra agricoltura, della nuova agricoltura, per portare quel reddito in più ai nostri agricoltori e per dare un senso alla nostra terra. Io sono convinto che come i consorzi dell'olio extravergine d'oliva, del Nero di Troia e del primitivo Gioia del Colle, dopo tanto lavoro siamo riusciti a fare sintesi, credo che anche tutti i nostri concittadini della terra di Bari debbano fare sintesi e si devono concentrare in un obiettivo, che noi abbiamo una terra meravigliosa, lo dobbiamo far conoscere agli altri e valorizzarla. Abbiamo pensato di lanciare un po' questa attività sul porto di Bari per dare una mano ai crocieristi a conoscere proprio le eccellenze del nostro territorio. Abbiamo pensato di farlo creando un info point qui nel terminal crociere del porto, dove le migliaia di turisti che arrivano, e saranno sempre di più perché i mesi estivi si avvicinano e il periodo e la stagione diventa sempre più proficua per vedere la presenza di molte persone qui sul nostro territorio. Troveranno qui finalmente nel terminal crociere del porto di Bari un punto dove fermarsi, poter raccogliere informazioni su Bari. Noi speriamo di innamorarli del nostro territorio facendogli conoscere le bellezze della città e la speranza è anche che possano partire da questa bellissima città con una bottiglia di vino Castel del Monte DOC, una bottiglia di vino Gioia del Colle DOC, una bottiglia d'olio dell'olio DOP della terra di Bari, tutti i consorzi di eccellenza del nostro territorio, e piano piano anche allargare a tutti quei prodotti che stagionali incominciano anche ad affacciarsi, come sono le ciliegie o l'uva da tavola. La Puglia è una terra ricchissima, abbiamo anche questa grandissima risorsa che sono i turisti che arrivano qui sempre più numerosi. Noi vogliamo che conoscano la Puglia non soltanto come bellezze architettoniche, ma anche come prodotti agroalimentari di eccellenza, e siamo sicuri di riuscirci con questa iniziativa. Noi già da tempo facciamo queste cose e farle in modo organizzato è assolutamente utile per promuovere tutti i consorzi dei prodotti alimentari di eccellenza che la Puglia ha e soprattutto a rivolgersi a persone che frequentano questa terra utilizzando le crociere, che sono diverse centinaia di migliaia, sicuramente può produrre un ritorno dal punto di vista della conoscenza dei prodotti, ma anche dal punto di vista economico e della loro vendita.
Questa è un'iniziativa lodevole e spero che negli anni se ne possano fare anche altre, anche sempre legate al mondo del vino, anche insieme al mondo dell'olio, che sono due attività produttive della regione Puglia importantissime. La nostra DOC Gio de Colle comunque è una DOC molto piccola rispetto alle altre DOC pugliesi, ma anche molto giovane. Noi sicuramente siamo fieri di essere stati interessati a questo progetto e sicuramente il prodotto che abbiamo dato da mettere in bottiglia sarà all'altezza del nome della nostra regione Puglia, e in modo tale da poter sicuramente trovare il consenso del palato di chi potrà poi degustare questo grandissimo vino. Il consorzio del DOP Terra di Bari serve a far conoscere non solo un prodotto di eccellenza che il consorzio raccomanda a tutti per le sue caratteristiche e salubrità, ma anche perché dietro al consorzio ci sono produttori che fanno conoscere il territorio, la bellezza del territorio, la bellezza degli uliveti secolari, la bellezza delle terre dove l'ulivo è sempre verde. E lo straniero che viene qui scopre attraverso un prodotto il suo territorio, un territorio che, come dire, intreccia la cultura della vite con la cultura dell'olio, culture millenarie, quindi la storia, quindi il gusto, quindi il piacere di un soggiorno di cui questo prodotto con questa confezione rappresenta un bel, come dire, souvenir per ricordare agli amici che si incontrano tornando a casa che cos'è la Puglia, che cos'è la terra di Bari.